Dai, dai, amore, stacca la console, che sennò poi dopo diventi violento. Pensa invece a giocare come cose con Nintendogs, con il tuo Fuffi. Sì, mamma, adesso stacco, tanto lo sai che non divento violento. Tu intanto preparati, Fuffi. Come avrai capito, oggi rispondiamo alla domanda: i videogiochi fanno male? Sono molte riviste cartacee e articoli del web che parlano di questo. E spesso ci si avvicina molto, ma veramente molto, alla disinformazione sui videogiochi. Ma questi videogiochi fanno male o no? Secondo alcuni blog che parlano di psicologia dei ragazzi, che hanno anche trattato proprio della questione dei videogiochi, i genitori ci controllano troppo poco. Ma sei d'accordo anche tu con questa informazione? Spesso si pensa che i videogiochi possono renderci violenti, ma rendono violenti solo i videogiocatori? Scopriamolo in questo video documentario. Spegni! Ostrea, spegni che consuma! Sì, nonna, adesso spegni. Te l'ho detto, spegni! Ostrea, adesso vengo là! Scusa un attimo, figliolo, eh! Te l'ho detto, spegni, ostrea! Ma qual è l'effetto dei videogiochi sulla mente dei videogiocatori? Andiamo a scoprirlo con un altro video documentario. Ora torniamo alla vita reale. Muah! Quindi questi videogiochi fanno male o no? Che palle che sei, Anto, eh! Per tutta la puntata che si ripete la stessa domanda, Anto. Si vede che stai arrampicandoti sugli specchi. E allora andiamo a rispondere tutte e due. Devo dire che, come al solito, sono un po' tra le due parti, nel senso che dico che sì, ok, i videogiochi non fanno così tanto male come magari ci fanno credere, però come tutte le cose dobbiamo dosarli, cioè secondo me non bisogna esagerare, anche perché poi, cioè, dai ragazzi, si fa anche altro nella vita, no? Posso citare uno spot dell'Xbox? La vita è breve, quindi divertitevi. Piscina! Gasiamoci! Vabbè, dai, anche questa volta, come ogni volta, prima di andare a leggere la domanda di questa puntata, andiamo a vedere le migliori risposte dello scorso Piscina Quiz. La cui domanda era: qual è il più strano videogiocatore che mai incontrato? La risposta ci arriva da Gameplayer Editor, che ci scrive: risposta Piscina Quiz 2 punti. Me, punto esclamativo. Questo è vero, perché allora, in effetti, il più strano giocatore che puoi incontrare è proprio sei proprio te stesso, almeno a me, come... Ma che cazzo sta dicendo? Ma che cazzo sta dicendo? È un paradosso temporale, sono proprio te stesso. La seconda risposta ci arriva da Dangrad Productions, che ci scrive: che pezzenti, nemmeno i soldi per aumentare il livello dell'acqua della piscina di Sackboys. Non so come si scrive. Grandi ragazzi, sì, perché questa qui era la vecchia piscina, che adesso, voilà, è diventata la nuova piscina. Quindi adesso il Sackboy può entrare benissimo. È riaumentato. Sì, il budget è aumentato, quindi adesso abbiamo una piscina normale come tu. E guide normale, console. Non è normale, però vabbè, è una piscina. E guide console non è più in crisi. Andiamo con la domanda di questa puntata. Pesca, peschi tu, pesco io? Sì, dai, pesco io. Ah, bene, anzi, dai. Al posto di pescare questa volta me la invento io, perché sì, sono un figo, sai. Allora, questa affermazione te la potevi risparmiare, comunque. E la domanda e basta. Cosa dici ai tuoi genitori quando loro ti dicono di staccare? Cosa gli rispondi? Se lo dici magari qui sotto, in un commento, in un video risposta, boh, qualunque roba, mandaci una lettera, segnale di piccione fumo, viaggiatore, piccione viaggiatore, sì. Qualunque roba, lanciaci un Sackboy e noi lo smembriamo e dentro prendiamo il bigliettino. Poverino. Come i biglietti della fortuna giapponesi, i biscotti là della fortuna. Bene, per la 17ª puntata di Guide Consolti voi è tutto. Che sfiga, mamma mia. Vabbè, dobbiamo arrivarci prima o poi, quindi era già previsto. Quando è che ci ritroviamo? Nella 18ª puntata, cioè. Ma dai, ci ritroviamo tra una settimana, meglio dirla così. Ciao. Ciao. Mamma, non sono violento. Che mi viene da ridere? Sono violento. Tu intanto per... No. Ah, sì. Sì, dai, adesso spe... Comunque non ha senso. Bene, per la 17ª. Cazzo è sta roba? No, perché sei io che dico l'SZ, 17ª.
bisogna divertirsi nella vita. Certo, i videogiochi sono un divertimento e la vita reale è un altro divertimento. Però il governo che dice che fanno male, secondo me sbagliano. Il governo!